Benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi parlerò del Gerber Moment Folder. Si presenta con la sua bella scatoletta. Coltello americano, progettato e disegnato in Oregon, ma realizzato in Cina. Qui leggo che i riferimenti per l'Italia è la Fiskars di Agrate Brianza. Andiamo a vedere il coltello. La confezione è veramente molto bella. Aperto di qua. All'interno ci sta anche un pieghevole con le varie istruzioni dell'utilizzo multilingue, il solito pieghevole che troviamo. Mettiamo tutto da parte. Il coltello ha proprio un bel fodero. Fodero in nylon con dei passanti sia per il porto orizzontale e sia verticale. Andiamo a vedere come si presenterà nel porto. Vediamo un po'. Nel porto verticale molto, molto comodo da aprire. Vediamo un po' per curiosità in quello orizzontale. I passanti sono veramente stretti. Come si può vedere, la cinta è alta, la cintura è alta circa 38 mm. Quindi con una cintura di 40 mm o al limite massimo di 45 mm può passare. E questo è il porto orizzontale. Poi dipende se una persona o è mancina o destrorsa, si gestisce il fodero, il coltello a suo modo. Io penso che così è più forse per i mancini, mettendo all'incontrario più per i destrorsi, ma tanto per vedere come va. Ok, andiamo al coltello. Come dicevo, ha un bel fodero, ha un bel nylon, diciamo nella media, ma abbastanza bello. Con il logo Gerber. Ha un bottone a pressione molto resistente. Il coltello ha delle guancette in nylon ricoperte di gomma texturizzata. Non mi veniva bene la parola. Ha un buon grip, veramente un bel grip. I liner sono in acciaio. Ha un'asola per attaccare un cordino e ovviamente, come la maggior parte dei coltelli che hanno il fodero, non ha la clip per il porto. L'apertura è di una sola mano, poco agevole direi. C'è quest'asola che fa scattare un po', abbiamo che fa scattare i liner di blocco non tanto bene. Vediamo, riprovo. No, non mi soddisfa. Adesso sì, ha scattato bene. Diciamo che l'apertura e la chiusura non è tanto agevole, anche perché il liner è veramente molto duro. Però meglio così, che sia abbastanza resistente il liner, così rende la lama pressoché
immobile, infatti non ha nessun tipo di gioco. La lama è una drop point realizzata in 5 CR15 MOV, acciaio abbastanza comune, acciaio cinese, simile al 420, ma super utilizzato da tanti brand, da tante case produttrici, tipo anche la Cold Steel o anche la Solognac. Andiamo a vedere come si comporta con il calcio in testa. La sfilatura sembra poco soddisfacente. Sembra che abbia un piccolo difettuccio il filo. Sì, forse ha una micro tacchettina qui verso un terzo della lama, iniziando dal tallone. Però diciamo che con la telecamera forse non si vede, ma ad occhio si vede. Infatti, se la prendo, stacco un po'. Però diciamo che tagliare taglia, però non è perfetto il filo. Non tutte le case costruttrici riescono a lavorare bene 5CR, oppure comunque è un difetto di affilatura. Andiamo a vedere come si comporta su alcuni materiali. Il nastro, che è sempre un qualcosa di delicato. Diciamo che non devo fare tanta forza, che il nastro sembra che lo tagli abbastanza bene. Sì. Ha anche una dorsatura sul dorso della lama che non è molto aggressiva, anzi, non dà nessun problema ad appoggiare il dito, perché alcuni coltelli hanno una dorsatura veramente appuntita. Ma tagliare, taglia. È solo quel pezzettino lì che mi sembra un po'. Vediamo se anche a pressione. Sembra che, insomma, che va. La lama è veramente fissa, veramente dà una sensazione di sicurezza. Questo qui, tagliamo bene. Proviamo sul tessuto. No, taglia bene. Taglia veramente bene. Oddio, sì. Devo premere un po' di più, ma comunque va. Taglia, taglia. Vediamo se questo grumulo di tessuto, questo agglomerato di tessuto, sì, dai. Il suo dovere lo fa. Proviamolo un attimo. Sì, è sempre quel punto lì. Però, alla fine, sì, quando prende questo mini tacchetta, il coltello salta.
una leggera riaffioratura lo farebbe ritornare perfetto, anzi lo fa diventare, perché non lo farebbe. Comunque soddisfacente, soddisfacente. Andiamo alle misure. Allora, misura totale 216 mm circa, misura della lama circa 88 mm, il tagliente che va più verso il tallone è sui 95 mm. L'altezza della lama nella parte più alta è di 30 mm circa e lo spessore si aggira sui 3 mm. Sì. Siamo sui 3 mm. Il peso. Nel peso consideriamo anche il fodero. Si è accesa. Allora, zeriamo. Sì, vediamo. Coltello pesa, riesco a vedere questa posizione. Grammi. Insieme al fodero 164 grammi, una posizione un po' strana, ma comunque sì, va bene. Ho peso abbastanza normale, giusto. Poi portandolo nel fodero, anche se il coltello sarebbe pesato 10, 20, 30, 40 grammi in più, con il fodero il peso, diciamo, si neutralizza. Ok, raga, con questo è tutto. Un saluto ai miei iscritti e a chi mi guarda e al mio prossimo video. Oh.